Una buona giornata agli ascoltatori di Pavia 1 TV, martedì 16 marzo, ben ritrovati all'appuntamento con Oggi in Edicola in collaborazione con Agenzia Dira. Iniziamo il nostro sfoglio dalla prima del Corriere della Sera. Sospeso il vaccino AstraZeneca, il governo scelta precauzionale in attesa del verdetto EMA, timori sui tempi dell'immunità. Il virus, la decisione solo temporanea presa da Italia, Francia, Germania e Portogallo, l'indice di positività sale a 8,5. E questa è una notizia che ritroverete su tutti i quotidiani nazionali, con una grande paura rispetto ai tempi della vaccinazione anti-Covid. Editoriale: sistema sotto stress, è tempo di curare la sanità. Così Sabino Cassese oggi sul Corriere della Sera. Andiamo avanti e parliamo anche di questo titolo in falsa apertura: Hollywood esclusa Loren, Pausini e Pinocchio, 3 nomination agli Oscar. Proseguiamo, retroscena, il via libera del Premier, e qui si torna a parlare delle mosse di Mario Draghi per affrontare l'emergenza. Il Corriere parla anche dell'incognita disdette, tutti i rischi per il piano, e qui un pezzo interessante dove si dice: bah, se prima si parlava di un lotto solo difettoso e adesso si ritira, si sospende precauzionalmente il vaccino, non c'è il rischio che molti rinuncino alla vaccinazione? E poi parla Mantovani, ma il motivo delle morti non è accertato. E così il Corriere porta all'attenzione anche il fatto che non ci sia da generalizzare o da cadere nel panico. Siamo in taglio centro, Stati Uniti, la scelta dei Grammy di Her, il brano dell'anno. E poi il Vaticano: non si possono benedire le coppie gay, tema che farà sicuramente discutere anche nei prossimi giorni. Andiamo su Repubblica, titolo di apertura: l'Europa blocca AstraZeneca, sospensione cautelare in quasi tutti i paesi in attesa che l'EMA si pronunci sulle reazioni critiche alla gestione della Commissione UE. In Italia stop a 1.400.000 dosi, la campagna vaccinale rischia di rallentare. Vertice a Palazzo Chigi, si punta su Pfizer e apertura a Sputnik. 1 miliardo in più per il reddito di cittadinanza e altri aiuti per le famiglie. Così, con il vaccino sotto esame e questa iniziativa che riguarda il reddito di cittadinanza, si apre oggi Repubblica. Poi il commento di Claudio Tito: cosa non funziona a Bruxelles? E qui sotto la lente il tema di AstraZeneca nel rapporto anche con l'Unione Europea. Cultura, la nuova religione universale, così Eugenio Scalfari oggi di spalla sulla prima di Repubblica. Ma si parla anche del tema della primavera della disperazione, così Stefano Massini nel suo articolo di commento che parte oggi su Repubblica. Il tema è quello di un'Italia che soffre per vari motivi dopo un anno terribile e 3 mesi in cui non è cambiato granché nulla, diciamo, rispetto al terribile 2020, anzi. Siamo sulla Stampa: l'Europa sospende AstraZeneca dopo i nuovi decessi. Roma, assieme a Francia e Germania, aspetta la verifica delle autorità del farmaco. Chi dice no al vaccino anglo-svedese, ultimo nelle liste. Speranza, pochi giorni e lo riattiviamo. Tensione con l'AIFA. Di spalla c'è Michela Marzano che commenta le parole del segretario del Partito Democratico Enrico Letta e dice: perché non mi piace il voto ai sedicenni. E siamo al centro, il reportage un anno dopo tra silenzi, vuoti e solitudine, ecco il nuovo lockdown che spaventa l'Italia. Andiamo a vedere i commenti dei politici. Veltroni: il PD allarghi la sinistra e stia con Draghi. Mentre invece in un altro articolo, un'altra intervista che c'è oggi sulla Stampa, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dice: Figliuolo è l'unica novità, il governo è fermo. Andiamo sul quotidiano Il Dubbio, titolo di apertura: Cartabia, superare il carcere, l'esordio impressionante della ministra in Parlamento, dal processo mediatico alle tutele per tutti. Non è l'unica risposta al reato, dice la Guardasigilli, una rivoluzione costituzionale, pronte le commissioni sulle riforme del processo, il penale affidato a Giorgio Lattanzi. E siamo sul Fatto Quotidiano, falsa apertura, terzo valico, gare truccate, mazzette ad alta velocità, a giudizio, ma si rischia la prescrizione. Di spalla commento, l'editoriale di Marco Travaglio, il figliuol prodigo. Ma al centro, grande foto di Mario Draghi con una
grossa fiala di AstraZeneca. Draghi alta il vaccino ma non spiega perché. Ce lo chiede la Germania, spiazzata l'AIFA, è sicuro? Sospeso AstraZeneca, mentre l'AIFA spiega che è tutto ok, il Premier dà lo stop, ma diversamente da Macron tace e manda avanti Speranza e C. Dopo 24 ore il nuovo piano è già compromesso, trema chi aspetta la dose numero 2, ed è la dose di richiamo che, sapete, dopo la prima è necessario fare per vaccinarsi con AstraZeneca. Cosa succederà? Arriviamo sul quotidiano Il Giornale di Alessandro Sallusti. Sospeso AstraZeneca, bomba sui vaccini, caos totale, la Germania blocca il siero, Italia e Francia la seguono, l'Europa è sicuro, paura nel governo, a rischio 40 milioni di dosi, effetto panico, fuga di massa dalle iniezioni. E poi il commento di Alessandro Sallusti, scienziati e PM indaghino, ma in guerra si combatte. E poi al centro la Chiesa, nessuna benedizione, coppie gay se il Papa è fedele alla Bibbia. Poi la Cartabia archivia la giustizia di buona fede, riforma in soffitta, così oggi sul Giornale. Arriviamo al Manifesto, Myanmar, stragi e legge marziale, l'esercito spara, almeno 60 vittime, appello del segretario di Stato Pietro Parolin. E al centro la tradizionale fotocopertina del Manifesto, titolo che campeggia sulla prima pagina, iniezione di sfiducia. Accordo tra Italia, Germania, Francia e Spagna per sospendere in via precauzionale il vaccino AstraZeneca in attesa della valutazione dell'EMA. Non ci sono nuove evidenze scientifiche sulla minore sicurezza, ma recuperare la fiducia dei cittadini non sarà facile. Arriviamo sul Mattino di Napoli, AstraZeneca caos richiami, Draghi e mezza Europa bloccano per precauzione il vaccino inglese, giovedì la decisione dell'EMA, Napoli in gravi condizioni, donna di 54 anni vaccinata con il lotto di Biella, aveva già avuto un trombo. E poi il caso anche di spalla sul Mattino, le unioni gay e il Papa, sì ai diritti civili, no alle nozze. E infine l'editoriale, noi e l'epidemia, il dovere e la fatica di resistere. Ma purtroppo al centro della prima del Mattino c'è questa notizia tremenda che arriva da Ivrea, gioco su TikTok finisce in tragedia, dovevano morire in tre, sfida social, si impicca a 12 anni. E qui una foto con una bambina, che è una ragazzina che ha perso la vita in un gioco mortale. Restiamo in taglio centro, le campagne del Mattino, solo la Camorra fa i murales dove e come vuole, la denuncia di un parroco del quartiere Sanità per dare messaggi positivi, 1000 permessi. Andiamo sul Messaggero di Roma, Draghi ferma AstraZeneca, Italia, Francia e Germania bloccano il siero dopo nuovi casi di effetti collaterali, indaga l'EMA, la campagna vaccinale ora è a rischio, Mulè, verità subito, così mancano 35 milioni di dosi. Editoriale, diritti negati tutti in DAD un anno dopo, ma niente è cambiato, così Gianfranco Viesti oggi sul Messaggero. E siamo in taglio centro, oltre il lockdown, anche se stanchi, la luce siamo noi, così Mario Aiello, e titolo eloquente, oggi chiudo ma non mi arrendo, della storia di una 22enne nel suo locale con una grande disperazione ma anche tanta voglia di ripartire. E anche qui in taglio centro, sfida sociale a 3, si impicca 12 anni, salve le altre due, Ivrea, una cintura fatale come a Palermo, il patto folle rotto in extremis dalle amiche. Attenzione su questi social e questa dannata tecnologia, senza attenzione e senza preparazione da parte di chi la utilizza. Arriviamo sul quotidiano Il Tempo, sospesi i vaccini AstraZeneca, saltano i nervi a Draghi e alla UE, hanno tranquillizzato la gente fino a ieri, poi la scelta panico, stop a tutti i lotti del farmaco, si chiedono ad EMA spiegazioni sui decessi sospetti in poche ore, ma serve più tempo per l'esame. In Gran Bretagna 502 morti, quasi la metà dopo il Pfizer, sono lo 0,00236% dei vaccinati. Andiamo avanti e siamo in taglio centro, stop a 7.000 iniezioni, via libera agli over 80, nel Lazio disdette le prenotazioni per oggi con il siero di Oxford, continuano quelle con gli altri. Siamo sul quotidiano nazionale, sospeso AstraZeneca, caos vaccini, l'Italia e gran parte dell'Europa decidono di aspettare la revisione dell'EMA, report tedesco, rare trombosi in chi lo ha fatto, ma l'AIFA garantisce siero sicuro. L'ansia di chi ha ricevuto la prima dose,
duro colpo alla campagna di immunizzazione. E al centro una fotografia con Pinocchio e Roberto Benigni che nei panni di Geppetto, carissimo Pinocchio, il burattino di Garrone candidato agli Oscar per trucchi e costumi, e dopo i Globe la Pausini strega anche Hollywood, lei dice è un sogno. Editoriale il siero anglo-svedese Sivax, ma anche Si Notizie. Siamo sulla verità di Maurizio Belpietro. Falsa apertura, il Papa vieta di benedire le unioni gay, con l'approvazione esplicita di Francesco l'ex Sant'Uffizio mette fine a un balletto durato anni, stoppate le fughe in avanti dei singoli prelati e dell'episcopato germanico. E invece in apertura la UE blocca AstraZeneca, campagna italiana in tilt, la Merkel guida l'offensiva contro l'azienda anglo-svedese, sospese le iniezioni del prodotto in tutti i paesi in attesa di accertamenti sui decessi, ma mentre i tedeschi proseguono le vaccinazioni con le dosi Pfizer aggiuntive, noi non abbiamo un piano B, grazie a Speranza. Bruxelles ammette il fallimento e ora è costretta a chiedere aiuto a Putin. E andiamo in Italia centro, Letta trasforma il governo nel suo campo di battaglia, segretario del PD, affossatore della nostra sanità, ha bisogno del nemico Salvini per tenere insieme i pezzi, ed ecco lo Ius Soli. Siamo su Libero, vediamo il titolo d'apertura, chi ha paura di AstraZeneca, Italia e mezza UE sospendono il vaccino, i PM sequestrano le fiale e l'agenzia del farmaco blocca le dosi, giovedì deciderà l'EMA. La verità è che oltre 1 milione di connazionali ha ricevuto l'antidoto e sta meglio di prima, e a Bruxelles iniziano a litigare, i paesi chiedono di utilizzare lo Sputnik. Andiamo avanti e ci spostiamo sull'Avvenire, caso vaccini, nervi saldi, invita alla prudenza l'Avvenire, un taglio diverso rispetto alle prime degli altri quotidiani. L'Italia con l'Europa, esclusa Londra, ferma temporaneamente AstraZeneca dopo episodi di trombosi. Gli esperti, benefici maggiori dei rischi, giovedì nuovo parere, ma si prosegue con gli altri preparati. E qui editoriale invece dedicato sempre al tema diritto al vaccino, dovere di usarlo bene, due parole e tanta attesa. Taglio centro, i cristiani della Siria ora soffrono la fame, 10 anni di guerra hanno dimezzato i fedeli. Siamo sul Secolo, in Secolo XIX in Liguria, l'Italia sospende AstraZeneca, Liguria salta un vaccino su 3, corsa ad annullare le prenotazioni, stop anche in Europa, Speranza controlli in pochi giorni. Di spalla, trattativa un passo dalla rottura, la maggioranza dei soci di CCB non vuole più sposare Carige. Siamo sul Sole 24 Ore Quotidiano Economico, Unicredit, i primi 100 giorni di Orsel tra Mediobanca e BPM, il risico bancario. E poi l'editoriale, oggi nasce il nuovo sole nel nome dello sviluppo. Taglio centro, e questo, guardate, un titolo che farà sicuramente discutere nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Persi 289 miliardi di fatturato, aiuti a 800.000 professionisti, e si analizza l'emergenza Covid e i suoi pesanti riverberi sull'economia, anche su quella dei professionisti che per larga parte erano stati anche un po' dimenticati. E siamo allo sport, Corriere dello Sport, è la Juve, l'anti-Inter, il rush finale diventa una partita 2, la crisi del Milan agevola la scalata di Pirlo, senza Champions è il vero rivale. E andiamo sulla Gazzetta dello Sport, Panzer Inter, i segreti del carro armato nerazzurro e Rummenigge lo carica. Ci spostiamo su Tutto Sport, il Ronaldometro dice Juve, al 75% CR7 resta bianconero, rimanente 25% se lo giocano Real, United, PSG e Sporting. E al centro Dea senza paura, questo è il titolo che campeggia sulla prima di Tutto Sport di oggi, Madrid ore 21, canale 5 Sky, l'Atalanta parte dallo 0-1 dell'andata, Gasp sarà dura, loro favoriti, ma ce la giocheremo sino in fondo, gran duello, Benzema-Muriel. E poi andiamo sulla provincia pavese per la cronaca locale, AstraZeneca stop in tutta Italia, la decisione dell'AIFA in via precauzionale, intanto la Lombardia teme un rallentamento delle forniture Pfizer e Moderna per gli over 80.
E contagio ora rischia di più la fascia 25-49 anni. A Pavia 2000 nuovi positivi in una settimana e tra gli anziani torna a salire la curva dei decessi. Siamo in taglio centro, Pavia la testimonianza, mancano dosi e personale, così a 81 anni ancora aspetto. Ed è la storia di una signora come tante altre che aspetta una soluzione che non arriva mai. E zona rossa per le mamme, anche il problema asili. Eh sì, perché si fa in fretta a chiudere gli istituti, ma poi chi pensa ai bambini? Andiamo avanti con la cronaca nera. Pavia, ladri nella ditta, colpo da 1 milione in forniture per dentisti. E invece siamo a Vigevano, nei guai un gruppo di giovani, botte tra bande in centro, denunciati grazie ai video. Siamo invece in taglio basso, a causa del vento ieri cadono calcinacci dalla Torre Belcredi, chiusa al transito via Porta a Pavia. E con questo si chiude il quotidiano appuntamento con Oggi in Edicola. Buon proseguimento con i programmi di Pavia 1 TV e grazie di essere stati con noi.